tu stamattina c'è da lavorare, c'è adesso, sei volato in cielo, voleva dire questo, no? Ora è libero di nuovo, perché nell'ultimo periodo non stava bene, ora è libero di vagare con la sua mente, poi dove è volato non lo sappiamo. Lei a marzo diceva il cinema italiano lo ha dimenticato, lo ribadisce oggi? Ma no, era lui che ultimamente insomma non stava neanche benissimo, si sentiva lui un po'. Gli avrebbe fatto piacere ancora essere attivo, lavorare, far parte di quel mondo che gli ha dato tanto. Che ultimo ricordo ha di suo papà? Carino. Con che spirito ha affrontato questi ultimi giorni? Ci sono delle parole, un ricordo che volete? Io? Suo padre? Lui non stava bene nell'ultimo periodo, era un mese e mezzo che era ricoverato. Non si è accorto di nulla. Basta. Eravate voi vicini questa notte insieme a lui? No, è successo stamattina. Stamattina all'alba. E siamo venuti subito. Ci vuole lasciare anche lei un ricordo degli ultimi tempi, della ecco, storia. Come patologia, cosa aveva? Lui aveva il diabete, aveva un diabete che si è curato poco, perché male. Come era il suo carattere. Quindi attenzione a mangiare tutto. Quindi delle patologie del diabete che si sono aggravate e purtroppo lo sapeva, non ha fatto niente per impedirlo. Chi gli è stato vicino in questi... Noi. Altri personaggi del mondo della cultura? Noi, la famiglia. Nessun altro, lei si sente di... Siamo noi familiari che siamo stati qui, non avevamo neanche voglia di fare grandi pubblicità, adesso si sa, basta. Senta, Pier Francesco, un ricordo di suo padre, lei ha avuto un rapporto non facile in certi momenti sicuramente, è culminato anche in un libro, no? Sì. Vuole ricordarci suo padre? Sì, non è stato facile perché mio padre è semplicemente stato assente come... molti padri, molti che fanno questo mestiere, semplicemente questo. Poi è stato scritto tante cose non vere e io ho avuto l'occasione ultimamente di stare vicino a lui perché lavoravo con lui e questo ha fatto sì che potessimo ristaurare un rapporto che non c'era mai stato. Questo. Un rapporto di grande amicizia e confidenza? Sì, un rapporto fra padre e figlio. Di affetto. Perché ha voluto postare la foto di... Perché era carina quella foto. Sì, lui era giovane, noi piccolini, bambini. A Cortina, tanti anni fa. Un posto a cui eravamo legati. Vostra madre è presente oggi, scusate. Certo. No. È andata via adesso. È andata via adesso. Va bene. Secondo me dovrebbe essere ricordato. Il funerale a San Pietro. Sì, lui questo diceva, devo essere... avere un funerale in chiesa, voglio andare a San Pietro. Stiamo contattando adesso con Francesco. E lo terrà, chiederete di fare. No, facciamo una cosa là. Ma è seria o cosa? Voglio dire. Non lo so. Non è un papa, non è un papa. Forza un po'. Non è stato un papa. Condividete che la commedia all'italiana per sì, allora adesso siamo uno dei suoi più grandi interpreti, o l'ultimo grande interprete. Beh, l'ultimo non lo so, senz'altro ha rivoluzionato il modo di fare televisione, il modo di fare cinema, insomma è stato molto importante, quello senz'altro. A lei di Fantozzi erano piaciuti i primi due, vero? Moltissimo, sì. Però il film che più mi è piaciuto è Il segreto del Bosco Vecchio. Grande parte, grande sì, secondo parte. Me con Olmi, in parte drammatica. Sì, secondo me sì. Il film che mi è piaciuto di più. Grazie. Grazie a voi. Condoglianze. È stato un rapporto complesso, però mi ha insegnato a essere forte. Battimento che ho fin da piccola con lui, mi ha insegnato la forza. Non era una persona semplice. No, non era. Ma non come padre, in assoluto. Grazie. Grazie a voi. L'ultima cosa che vi ha detto? L'ultima cosa non lo so perché è un po' che non stava bene. Quindi in genere non volevo rimanere solo. Come? Non voleva star solo. Sepoltura a Genova. Che rapporto dobbiamo avete con Genova? Dobbiamo decidere ancora un attimo con calma, è successo stamattina, certo. Da poche ore, quindi... Ecco, voi siete legati a Genova, personalmente? Beh, siamo nati, anche io e mio sì. Fratello, siamo nati lì. Sì. Certo. Lui comunque era qui da giugno, da giugno. Lui è stato ricoverato in gemelli dal 14 maggio fino al 9 giugno. Poi dal gemelli è stato dimesso,
Noi abbiamo fatto l'ultima serata a Capodistria un mese e mezzo fa. E da lì ha cominciato a star poco bene, ma perché aveva una forte infezione. E quando l'abbiamo portato all'ospedale aveva una forte infezione provocata dal diabete. Perciò i funerali ancora non avete... Ma non ha sentito? No, no, dove e quando? Non l'ho deciso. Non lo sappiamo ancora, lo stiamo decidendo ancora adesso, stiamo decidendo. Prima il microfono, poi delle domande di oggi, scusi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie. Grazie.